San Ginesio è stato uno dei primi comuni a riscoprire le proprie tradizioni, la propria storia. Già nel 1963 si è verificata la prima rievocazione storica in costume, quella del ritorno degli Esuli, con la partecipazione della Municipalità di Siena in costume. Quindi è una grossa emozione vedere il gonfalone di Siena varcare la nostra porta Picena. Il fatto si riferisce a un episodio avvenuto nel 1450, quando un gruppo di ginesini voleva riportare la sfera di San Ginesio sotto i Davarano, mentre la maggioranza dei cittadini ginesini voleva rimanere sotto l'influenza più pacifica dello Stato Pontificio, della Chiesa. E quindi questa fazione fedele ai Davarano furono esiliati a Siena, lì si comportarono bene, parteciparono alla vita politica e anche alla vita a difesa di Siena e parteciparono a battaglie con i comuni limitrofi, e i senesi fecero ambascerie affinché potessero rientrare nella patria e ottennero il parere positivo dei notabili ginesini e ritornarono in patria con un segno di pace, il crocifisso ligneo che ancora oggi viene venerato nella nostra chiesa collegiata, e con gli statuti senesi su cui poi si forgiarono i nostri statuti. La Fornarina è in qualche modo la nostra rappresentazione clou di Medievalia. Perché? Perché la Fornarina comunque rappresenta un'eroina del tempo antico e del tempo odierno. Perché? Perché in qualche modo la Fornarina è colei che, andando a comandare il pane, praticamente ad organizzare la panificazione del paese, si accorge di un proditorio attacco dei Fermani, dall'allarme, e San Ginesio si salva dall'essere assalita dai Fermani, i quali ambivano a San Ginesio quale 49esimo castello sui 48 che possedevano già. Da qui ecco questa rievocazione che per noi è fondamentale, perché non è una rievocazione che in qualche modo fa turismo, anche, cerchiamo anche quello ovviamente, ma è una rivisitazione di una pagina di storia. A questo teniamo particolarmente. Non si riesce a fare tutto bene, tutto perfettamente nella realizzazione, ma filologicamente e storicamente è tutto documentato. Il campo di battaglia sarà davanti a un monumento splendido. Sì, il campo di battaglia sarà a Porta Picena e all'ospedale dei Pellegrini, sede, come dicono i documenti antichi, proprio dell'antica battaglia della Fornarina. C'è anche il quadro di Sant'Andrea che rappresenta questa battaglia e la colloca proprio nella zona dove noi questa sera andremo a rievocare la battaglia. Partecipano alla battaglia, oltre i figuranti di San Ginesio gestiti dalla regista Silvia Luciani, quindi un tesoro locale come si dice, anche le compagnie d'arme di Fermo e di Gradara. È il primo di 8 giorni di eventi. Il primo di 8 giorni, certo, perché Medievalia in qualche modo è il riassunto dell'attività dell'Associazione Tradizioni Sanginesine annuale, perché accanto alle rievocazioni ci sono le conversazioni, accanto alle conversazioni c'è il teatro, accanto al teatro ci sono gli angoli per i bambini, proprio per andare a 360 gradi e coprire quelle che sono le esigenze delle varie fasce di età e dei vari livelli. Teniamo particolarmente alle nostre conversazioni, che sono approfondimenti tematici su argomenti di interesse storico-culturale di San Ginesio, quindi che va dalla recente riscoperta dei simboli templari nella collegiata e quindi in tutta la cittadina, alle conversazioni sui pittori locali, alle conversazioni sulle torri locali, parlo della conversazione del professor Armellini e del professor Diamanti. Il palio, il 41esimo palio che si assegna, quindi la manifestazione di San Ginesio ha indubbiamente delle radici storiche ben delineate, rappresenta appunto la gara finale, il palio della pacca, delle 4 gare che fanno le porte nei singoli rioni, e sono la corsa alla spada, gli arcieri, i balestrieri e la giostra dell'anello. Ecco. È come i 7 nani, che in qualche modo manca sempre il nome di un nano, in questo caso ha mancato il nome di un gioco. E anche queste sono tutte documentate anche nei premi, perché nei documenti si parla che ai cavalieri vincenti o coloro che gareggiano e che vincono vanno monete e una cesta di fichi. Quindi
cerchiamo di riproporre sulla base dei documenti. Ribadisco, si cerca di essere aderenti ai documenti, poi nella realizzazione ovviamente qualche sbavatura, come in tutte le rievocazioni, sicuramente ci sarà. Festival dei borghi più belli d'Italia, un'altra manifestazione nazionale per il prossimo anno. Sì, non solo per il prossimo anno, è in cantiere il Festival delle Bandiere Arancioni del Touring, che probabilmente avrà un prologo quest'anno nel mese di settembre. Quella dello scorso anno del Festival dei borghi più belli d'Italia è stata un'esperienza incredibile che ha promosso veramente non solo il nostro comune, ma l'intero territorio provinciale, ma l'intera regione. Ricordo che erano presenti più di 90 comuni espositori, San Genesio è stata invasa da più di 35.000 persone, è stata veramente una grossa soddisfazione anche l'aver organizzato questa festa, questa fiera, così possiamo dirla, in collaborazione con il comune di Sarnano. Quindi l'amministrazione comunale continua nella promozione del territorio, nella promozione del nostro comune, e anche quest'anno a giugno è stato rievocato questo ritorno degli esuli di cui parlavamo prima, e la delegazione di Siena anche quest'anno è stata presente in maniera molto molto importante. Si va verso il 50° anno
di questa rievocazione, quindi speriamo di renderla più importante, ancora più importante di quello che è. Vicino al monumento, le popolane e le fornate in mezzo alla piazza, le fornate in mezzo alla piazza per ricevere il ringraziamento delle autorità. Siete stati bravissimi ragazzi, avete emozionato, bravi! È stata una splendida battaglia, non spetta a me, sono emozionato, sono contento, quindi posso, mi permetto di esprimermi. Sentite anche i nostri tamburi che stanno rispondendo ai tamburi. Visto, eccoli i nostri terremotus che entrano nella piazza di San Ginesio, ci sono anche i nostri sbandieratori, i nostri alfieri, li vedete qui sotto alla collegiata. Questo è solo l'inizio, ma è stato un inizio col botto di questa Medievalia 2011. Eccoli i nostri terremotus, le nostre danzatrici. Continuerà per tutta la settimana. San Ginesio vive di tradizioni nonostante tutto, nonostante tutti e nonostante tanti, vive di tradizioni, permettetemi questo piccolo sfogo. Ma noi amiamo le tradizioni, i cinesini amano le tradizioni, amano la loro storia, io li invito a riamarla nel vero senso della parola e a rimuovere tante cose. Ma lasciamo la piazza a questa splendida serata. Le autorità sono disposte sul terrazzo del palazzo defensorale, questo era il palazzo comunale. La parola al gonfaloniere. Bravi miei prodi, come sempre i cittadini di San Ginesio hanno dimostrato il loro valore, il loro coraggio e il loro sprezzo del pericolo di fronte alla morte. L'esercito fermano vigliaccamente ha tentato di pugnalarci alle spalle, temendo di affrontare il nostro agguerrito esercito faccia a faccia, ha preferito usare l'inganno e l'astuzia, colpendo di notte il cuore stesso della nostra città. Proprio nel momento in cui si consumava l'atto più innocente che un essere umano può compiere, il sonno dei giusti. E ora è tempo di festeggiare la nostra vittoria, che risuonerà come un inno di gloria per tutte le contrade della Marca e ancora più in là.